In che modo l'Europa incide sulla nostra vita? Adesso in Europeans. Questa è Sellafield, nord-est del Regno Unito, da 50 anni, un nome che è sinonimo della storia nucleare britannica. Oggi la sua principale attività consiste nel trattamento delle scorie radioattive da quando, 4 anni fa, è stato chiuso l'ultimo reattore. Ora all'orizzonte potrebbe esserci una rinascita per questo controverso sito nucleare. Il nucleare potrebbe essere infatti una risposta al riscaldamento del pianeta. I 27 membri dell'Unione Europea dovranno ridurre le emissioni del 20% in 15 anni. Bill Hamilton, responsabile della comunicazione dell'Agenzia Britannica per il trattamento delle scorie. Questo è stato il luogo in cui la Gran Bretagna ha iniziato a costruire le proprie armi nucleari negli anni 50. Siamo stati i primi al mondo ad avere un sito nucleare che garantiva elettricità a livello nazionale. Poi sono nate due città lungo la costa. Sellafield è il cuore, la culla della storia nucleare britannica. Una storia non priva di ombre. Questo è il reattore nel quale per diversi giorni è divampato un incendio nel 1957. Le fattorie nel raggio di 500 km sono state contaminate. È stato il più grave di una sequela di 21 incidenti, tutti di rilevante entità, avvenuti a Sellafield dal 1950, l'ultimo episodio 2 anni fa. Nonostante non si siano mai registrate vittime, Sellafield ha una storia che pone seri dubbi sulla affidabilità della filiera, ma l'interrogativo più pressante resta uno: come ridurre le emissioni del 20% entro il 2020 senza l'aiuto del nucleare? Stephen Stratton fa parte del gruppo Ambientalisti per il Nucleare. Spiega che ogni anno bruciamo 2 km³ di petrolio, come se una foresta centenaria andasse in fumo in un anno. We're missing the bigger picture. Rischiamo di perdere di vista il quadro generale, quello di un pianeta in serio pericolo. Abbiamo bisogno di molto più dell'energia nucleare per salvare il mondo, ma il nucleare è la sola energia sicura a lungo termine che dia concrete certezze per il futuro. Certamente una soluzione possibile, la più concreta allo stato delle cose, ma i detrattori insistono, come noto, sul problema dello smaltimento delle scorie. Nel 1980 Martin Forwood ha fondato CORE, associazione degli abitanti della contea di Cambry, che lotta per un ambiente non radioattivo. Secondo lui, né i responsabili di Sellafield né il governo britannico possono garantire la sicurezza del nucleare. Non credo affatto si possa avere una centrale nucleare che continui a funzionare fino al 2020. E anche se il governo costruisse 10 nuovi reattori, le cifre mostrano che si otterrebbe una riduzione delle emissioni di diossido di carbonio di appena il 4%. Se si prendono dunque in considerazione rischi e inconvenienti, non ultimo i tempi di costruzione di una centrale, i costi e appunto il debole contributo alla riduzione delle emissioni di CO2, non si può fare altro che chiedersi perché continuare su questo cammino, visto che ci sarebbero delle alternative non solo possibili, ma migliori. L'eolico, ad esempio. Queste turbine, rivisitazione moderna del mulino a vento, sono alte oltre 100 metri. Nella contea di Cumbria ci sono appena 2 aziende alimentate dal vento. Questo impianto si trova poco a sud di Sellafield. Ma le turbine sono anche causa di animata discussione politica. Cumbria è fra l'altro un'importante zona di laghi, meta strategica per l'industria del turismo. Diversi tentativi di installare impianti eolici nell'area sono falliti, i detrattori ne contestano l'efficienza, restano però appetibili per le sostanziose sovvenzioni previste dallo Stato. Un impianto eolico sulla terraferma costa il doppio rispetto ai carburanti fossili, ma i 3/4 delle spese di installazione sono coperte dai sussidi. Eric Robson, presidente dell'agenzia turistica per la Cumbria. Quello che personalmente mi preoccupa riguardo gli impianti eolici è che non sembrano apportare un significativo contributo alla lotta contro il cambiamento climatico. Perché molto semplicemente, in assenza di vento, l'impianto non funziona. Se c'è troppo vento, va disattivato, perché le pale dell'elica rischiano di staccarsi, non si attivano autonomamente. Attualmente i generatori eolici hanno bisogno di energia per avviare la rotazione, ma in ultima analisi, a mio avviso, il più importante argomento contrario si basa su alcuni dati, secondo cui, alla fine della vita attiva di un impianto, la totalità dell'energia prodotta non compensa le spese di installazione. The amount of energy that it takes to build and install them. Agli antipodi la posizione di Jill Perry.
convinta sostenitrice degli aerogeneratori, afferma che l'80% della popolazione locale è della stessa opinione. Riconosce allo stesso tempo che l'eolico da solo non basta e richiama l'attenzione sulla necessità di una riduzione collettiva dei consumi energetici. Riguardo al nucleare, poi, è totalmente contraria. Il governo sbaglia, dice, il nucleare non è la soluzione. Sono cresciuta in una fattoria in mezzo al parco nazionale e mio padre è stato fra coloro che hanno dovuto buttare via produzioni di latte di un anno intero a causa dell'incidente del 57. Basta questo a spiegare la mia posizione sul nucleare e non mi riferisco solo ai rischi di incidente, ma anche alle perdite radioattive che si verificano regolarmente. È chiaro che la grande sfida sarà lo smaltimento delle scorie accumulate in 50 anni di nucleare in Gran Bretagna. Ed è con i soldi dei contribuenti che lo facciamo. Dunque bisogna farlo nella maniera più sicura possibile. La grande priorità, il primo e ultimo degli scrupoli, il solo, deve essere la sicurezza. Sempre nel rispetto dei costi enormi sostenuti dai contribuenti. Parliamo qui di un progetto di diversi miliardi di sterline, un piano stimato di 70 miliardi di sterline. Sellafield ha attualmente lavoro a circa 10.000 persone. Se il governo britannico bocciasse la costruzione di una nuova generazione di reattori, la maggior parte di questi posti scomparirebbero una volta raggiunto il pensionamento nell'arco di 40 anni. L'attuale generazione di reattori dovrà comunque essere messa in disuso entro 15 anni. I costi del nucleare sono un problema noto, ma secondo Tim Heslop, responsabile per l'economia e il nucleare nella contea di Cumbria, allo stato attuale il Regno Unito non ha alternative possibili. Deve esserci un avvenire per il nucleare. Non possiamo rispondere ai nostri bisogni soltanto con le energie alternative. E se consideriamo l'influenza che l'uomo esercita sul clima, capiamo che non c'è altra via. L'altro punto fondamentale è la sicurezza degli approvvigionamenti e io non penso ci siano molte altre risorse con lo stesso livello di sicurezza. Per quanto riguarda l'eolico, certo, ma ci sarà sempre il giorno in cui avremo bisogno di energia e non ci sarà vento. Dunque, dal punto di vista della certezza dell'approvvigionamento, abbiamo bisogno del nucleare, una energia cara, ma pulita. Penso sia il solo avvenire. Nell'ipotesi di costruzione di un nuovo reattore a Sellafield, gli ingegneri pensano alla creazione di un tunnel al di sotto dei laghi per il raccordo alla rete nazionale, un progetto che costerebbe 150 milioni di euro. Del resto, indipendentemente dalle scelte che faremo, certo è che investimenti enormi sono da mettere in conto.